Ciao ragazzi, benvenuti. Monto il microfono e arrivo. Oh. Oggi parliamo di una delle tecniche più importanti della batteria, e cioè il free stroke. Questa tecnica è stata inventata da George Lawrence Stones, che per chi non lo conoscesse è colui che ha scritto due libri importantissimi, cioè Stick Control e Ascent and Rebound, ed è stato il maestro di Joe Morello. A cosa serve questa tecnica? Serve principalmente per avere controllo e potenza. Per prima cosa vi lascio un esercizio preliminare che è indispensabile. Poi andiamo a vedere i tre tipi di free stroke. L'esercizio preliminare è questo. Dobbiamo partire con la bacchetta verso l'alto, poi andiamo a colpire il pad. Quando la bacchetta colpirà il pad, rimbalzerà, verrà su e noi dovremo continuare a rimanere giù con il polso e farci aprire le dita dalla bacchetta, in questo modo. Diamo il colpo e poi torniamo nella posizione iniziale. Questo anche con la mano sinistra, è un po' più difficile, attenzione. State sempre attenti a fermare la bacchetta giusto nella posizione iniziale, e anche questa è la difficoltà, cercare di fermare la bacchetta perfettamente dritta, perfettamente perpendicolare al pad. Dopo aver fatto questo esercizio qua andremo a fare i tre tipi di free stroke diversi. Esistono il full, half e low stroke. Il full stroke è quello che praticamente vi ho fatto vedere adesso. Partiamo di qua e facciamo il movimento di prima, però stavolta apriremo le dita e poi tireremo sul polso subito. Ovviamente stessa cosa con la sinistra. La cosa importante è farlo molto 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 veloce. Mi ricordo in Accademia del Suono Max Furian mi diceva: pensa che il pad sia incandescente e tira subito su la bacchetta. Con questi esercizi incominciate a fare singoli e doppi. Questo era il full stroke con bacchette che facevano un'angolazione di 90 gradi con il pad. L'half stroke, che è il secondo, essendo half quindi metà, sarà metà dell'angolazione, circa 45 gradi. Ripetiamo la stessa cosa, ma questa volta la nostra bacchetta dovrà fermarsi a metà. Prima singoli, poi doppi. Ultimo, low stroke. Il low stroke è molto molto più basso. Consiglio importantissimo che vi do: quando studiate tutte le tecniche, ma soprattutto questa, cercate di farlo davanti a uno specchio. Magari l'avete già sentita questa cosa. Lo specchio è importantissimo perché ci permette di vedere veramente i nostri movimenti. Ok che noi lo vediamo quello che suoniamo, ma se noi lo guardiamo dall'altra parte, vediamo soprattutto una cosa: le bacchette e le punte delle bacchette. Dobbiamo stare attentissimi a vedere che le punte delle nostre bacchette siano alla stessa altezza. Se noi facciamo questo, dobbiamo guardare che le punte delle nostre bacchette arrivino praticamente alla stessa altezza e non facciano questo. Full è più semplice perché la bacchetta deve essere perfettamente dritta. Half è un po' più difficile, ma cercate di avere le punte sempre uguali. Low è abbastanza difficile, ma si può fare. Quindi lasciate giù la bacchetta. Se avete qualche dubbio, qualche richiesta, mi raccomando scrivetemi qui sotto, e se vi è piaciuto questo video mettete mi piace. Vi ricordo di iscrivervi a Instagram e Facebook, che sono i miei due social principali, e andate sul sito GasTube. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!